E ci sembrava giusto iniziare dalla Chiesa Matrice perché ovviamente è il fulcro di quello che è stato anche il potere, per quanto religioso è il luogo, però è stato simbolo del potere della famiglia Maremonti che oggi appunto stiamo in un certo senso celebrando anche attraverso questo piccolo pretesto. Simona, prego. Sì. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, siete numerosissimi questa sera, quindi la cosa ci fa più che piacere, considerato che è anche l'ultima serata. Come ha già preannunciato Floriano, questa sera la nostra diciamo dama di corte sarà sicuramente la nostra collegiata, perché voi la conoscete, c'entrate penso quasi sempre, chi non è di Campi magari la conoscerà questa sera. È una chiesa imponente, una chiesa che sicuramente non si presentava agli esordi così, perché dovete sapere che la nostra collegiata sorge su una chiesa paleocristiana a cui poi si è succeduto un periodo bizantino, poi gotico, poi rinascimentale, e così nel corso dei secoli è stata cambiata, ampliata fino ad essere quello che noi oggi vediamo. Esattamente nel 1617 accade una cosa eccezionale per questa chiesa, che viene eretta a collegiata. Questo significa che fu non sede vescovile, ma c'era un capitolo di chierici, di canonici. Quindi era una chiesa molto importante per tutta la zona delle Cese. Non a caso poi abbiamo anche tantissime chiese qui a Campi, e lo stesso vescovo Juan Fragoda volle che si erigesse proprio la chiesa di fronte a noi in onore del santo patrono di Lecce, e potremmo dire patrono del Salento, visto che è anche nostro patrono. Questo ci fa capire come la città di Campi fosse tenuta in grande considerazione, non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche politico, economico, culturale e artistico, come vedremo tra poco. Tutto il cambiamento più significativo accade nel Cinquecento, quando praticamente ci sono stati Maremonte, poi Paladini, di Enriquez, e avremo poi successivamente Filomarino. Durante il Cinquecento e tutto il Seicento abbiamo un rifacimento, un allargamento della chiesa, come ci attesta anche una data lì in alto che dice 1579, e il momento diciamo di un primo ampliamento voluto dai governatori della città, e che viene affidato a Bogio Martinelli, che praticamente ha il compito di rifare un po' l'aspetto, diciamo l'estetica della nostra chiesa. Posso rubarti un secondo? Certo. Oggi faccio la parte del diavolo io, non a caso, e anche visto che il contesto, perché a proposito di questo dobbiamo sconvolgere un po' quello che pensate. Noi oggi entriamo in chiesa da qui, da questa porta che ci sembra così imponente, questa facciata, questo lato, ma in realtà la porta precedente della chiesa era quella dove eravamo prima accomodati, quella dove ci sono i musici che ci aspettano, e sicuramente questo sconvolge un po' i piani anche del nostro guardare la chiesa in un altro modo, perché entrando da lì ce la ritroveremo completamente diversa, con una diversa disposizione, non con gli altari così come la vediamo oggi sicuramente, e con una soluzione che pian piano andremo a vedere. Cosa succede? La chiesa viene diciamo quasi fortificata. Se voi la guardate, infatti l'aspetto non è tanto esternamente, cioè possente, perché l'idea era quella di dare proprio l'aspetto di una fortezza, quindi quasi indistruttibile. Ci sono però come elementi decorativi queste colonne veramente bellissime, con motivi floreali, c'è l'uva che rimanda, no, a, comunque al momento dell'Eucaristia, il vino che è così importante, e poi in alto c'è la Vergine, i rosoni, vedete che sono bellissimi, c'è quello grande che riprende anche le decorazioni di quelli più piccoli che campeggiano sulle porte laterali della chiesa.
E poi non dimentichiamo questi volti di donne che sembrano delle sfingi in realtà, quasi dei gorgoglie che vogliono stare lì a guardia, a difendere tutti noi dal male. Alcuni guardano, vedete, da una parte e dall'altra, altri si fronteggiano. In realtà qualcuno dice che uno di quei volti dovrebbe rappresentare una fanciulla della famiglia Maremonti. In realtà non abbiamo fonti certe, né tantomeno potremmo dire è quella di sinistra, è quella di destra, è quella di centro. Si dice questo, quindi del resto non è improbabile, perché come vedremo il periodo dei Maremonti è quello più importante, insomma, per la nostra cittadina. Ora entriamo. Prego, entrando, accomodatevi così. Ciao. Quindi immaginiamoci le vostre devozioni anche di voler partecipare alla costruzione di qualcosa che comunque avrebbe determinato l'immortalità, anche se i nomi non ci sono, però noi ancora oggi, dopo tanti secoli, possiamo ammirare questi bellissimi altari. Abbiamo anche delle prove di interventi del Novecento, per esempio i medaglioni che noi ammiriamo sul soffitto furono rifatti dalla Stalinari proprio nel Novecento, perché erano andati quasi perduti, si erano quasi cancellati, forse a causa dei colori, dell'umidità, chi può dirlo, però ci fu un intervento di restauro in questo senso, restauro che venne fatto anche chiaramente sulla cupola. Ma veniamo un po' in maniera molto, diciamo, easy, se volete, molto veloce, a parlare degli altari. Innanzitutto quello di sinistra, entrando in fondo, è l'altare con San Michele Arcangelo che sconfigge il demone. Chi mi ha seguito nella precedente passeggiata? Vieni più indietro. Chi mi ha seguito nella precedente passeggiata, abbiamo un po' parlato di questo altare e del fatto che relativamente anche alla porta che noi abbiamo visto, no? Dove c'è una figura stilizzata tra le foglie, eccetera, che sembra essere quella appunto del maligno. Il maligno che non viene rappresentato dopo il 500 e il 600, già non abbiamo più questa descrizione, questa rappresentazione del maligno all'interno delle chiese. Lì invece c'è ancora, perché proprio quell'altare e quella tela che raffigura San Michele che sconfigge il demone si attesta tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo. Vi parlo di quell'altare perché dovete sapere che nella nostra chiesa collegiata hanno lavorato dei grandi nomi. Noi non molto spesso ci passiamo davanti senza nemmeno considerarlo, ma quell'altare lì si dice che sia stato realizzato dal catalano, da Gian Giacomo Catalano, che ha operato molto nella zona di Gallipoli e quant'altro, quindi un pittore di grande rilevanza. Così come l'altare invece a destra, quello del crocifisso con quella cornice riccamente decorata, che entrando colpisce subito, no? L'immaginazione con questo blu, le stelle e poi tutta la decorazione in legno della cornice che ricorda tutti quelli che sono i simboli della crocifissione, della morte e poi anche resurrezione di Cristo con il crocifisso. Pensate che il crocifisso che sta là sembra esistesse già prima del 600, e quell'altare invece mi sembra che venga attribuito al genuino di Gallipoli, anche lui un autore del 600, un pittore del 600 molto importante. Ma uno dei tesori che la nostra chiesa custodisce sono delle opere inedite di Manieri. Manieri era uno scultore, che nel 700 ha venduto la maggior parte delle chiese e delle facciate di Lecce. Beh, ha lavorato anche qui, ma non come scultore, come pittore. E noi possediamo queste opere inedite esattamente nel cappellone del Sacramento. In alto noi abbiamo queste tele, sono quattro tele
appunto di questo autore. Quindi, così come Riccardi invece realizzò la porta di Tramontana, quella che, come giustamente ha ricordato Floriana, occupava prima il portone d'ingresso della nostra chiesa collegiata. Vuoi aggiungere qualcosa, Floriana? Sì, prego. No, io faccio sempre quella, non ho gli abiti giusti stasera, avrei dovuto indossare gli abiti veramente della macchina del tempo, perché comunque piano piano Simona ci sta riportando indietro verso quella che è l'età che ci interessa, e giustamente quello che vediamo noi oggi è tutt'altro, giustamente è molto più, potremmo dire anche più recente forse, è dovuto a tanti rifacimenti, a tante ristrutturazioni, però nella fattispecie noi siamo interessati oggi a un periodo della nostra storia, della storia di Campi, quando in realtà inizia ad essere baronia Campi, ad essere affidato questo feudo a dei baroni, e quindi al periodo in cui la Chiesa pian piano cambia aspetto già una prima volta, e da quella che doveva essere probabilmente soltanto una chiesa anche da un aspetto diverso, una struttura effettiva proprio completamente diversa, con un portale d'ingresso che appunto aveva dei segni ben chiari, come diceva Simona, riferiti al diavolo, riferiti al male, a Eva e a tante altre figure che poi è difficile ritrovare negli altri, in realtà poi piano piano ci riporta a quest'età dei maremoti. Ci sono arrivata velocemente, Simona, ma non per un fatto di azionare velocemente la macchina, ma semplicemente perché quella, la figura che occupa principalmente l'ingresso della nostra, l'ingresso quando entriamo proprio in chiesa, ce lo ritroviamo davanti, è proprio lui, è Belisario Maremonti, una figura storica sicuramente, importantissima, abbiamo anche una via dedicata qui a Campi a lui, e sicuramente è una figura tale, tanto da pensare di dovergli dedicare un monumento del genere. Però c'è un però. Quel monumento dov'era, Simona? Era sempre lì? No, è stato spostato nel tempo fino ad andare ad occupare quella postazione, diciamo così. Tutto sommato lo mette un po' in ombra, dovremmo dire, perché entrando molte volte non si fa nemmeno attenzione a quella presenza, che non è una presenza ostile, anzi a lui dobbiamo molto, a lui e alla sua famiglia, perché se Campi è arrivata nel corso dei secoli ad essere quella città che in un certo senso poteva addirittura competere con Galatina, e vi assicuro che non sto dicendo castronerie, Galatina per chi la conosce sa quanto fosse importante, l'ombelico del talento, così chiamata all'epoca di Raimondo Orsini del Balzo, e la famiglia Maremonti proprio con questi Orsini del Balzo aveva dei legami molto forti. Alcuni studiosi hanno addirittura affermato che la famiglia Maremonti di Campi era seconda per importanza in Puglia soltanto agli Orsini del Balzo di Galatina. Quindi io vi inviterei ad essere onorati di tanta presenza e di tanta storia che la nostra città ci offre. Ora, chi era questo Belisario Maremonti? Era sicuramente un cavaliere che però la sapeva lunga sui giochi politici, sull'economia e non ultimo sulla cultura, anche perché aveva sposato una donna che, insomma, Giulia Paladini ci sapeva anche fare. E devo dire che ultimamente abbiamo anche scoperto dei legami proprio familiari tra Maria Dengen e diciamo una signora che era andata sposa a un Maremonti, quindi diciamo ci sono vari legami, e non ultimo addirittura nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, non so se voi ci siete mai stati e se l'avete vista, è annoverata come la chiesa più bella e più interessante per il ciclo pittorico che contiene, seconda solo a San Francesco d'Assisi. Quindi ad Assisi abbiamo Giotto, immaginatevi un attimo l'importanza di questa chiesa, ce l'abbiamo noi, possiamo dire ce l'abbiamo noi.
perché siamo salentini e quindi appartiene anche a noi proprio come salentini. E il primo affresco attestato in questa chiesa sembra essere proprio quello di una donna inginocchiata davanti a un cavaliere che viene raffigurato a cavallo con l'armatura, eccetera, che è San Solone, che prega in atto di preghiera. Molti hanno riconosciuto in questa donna Sveva Maremonti. Ed è strano perché nemmeno Maria Dengen viene quasi rappresentata all'interno di Santa Caterina d'Alessandria. Quindi perché Sveva Maremonti nella chiesa più importante del Trecento, del Medioevo, del periodo gotico salentino? Qualcuno ha approfondito questo, anzi una nostra amica ha fatto anche degli studi in merito, e ha scoperto che c'era un perché. Probabilmente Sveva Maremonti aveva donato un feudo, il feudo di Collemeto, all'ospedale, che a Galatina c'era anche un ospedale, diciamo, dei pellegrini, era stato costruito per volontà degli Orsini del Bazzo, e quindi lei aveva donato questo feudo. Quindi per avere un riconoscimento di tanta, addirittura essere affrescata in una chiesa così importante. Però c'è anche un'altra ragione, probabilmente, no? Floriana, c'era un legame molto stretto dal punto di vista politico con lo stesso Raimondello Orsini del Balzo. Vuoi aggiungere qualcosa? No, io li voglio portare ad un'altra parte, perché quando hai parlato prima hai citato un santo, però non a caso l'ha citato proprio per darmi in là, perché ha citato San Solomon, che era un santo al quale la famiglia, diciamo, in generale degli Orsini e anche i Maremonti erano legati. Ah, ok, grazie. Aspetta però, perché sono fischia. Erano legati soprattutto a erano legati soprattutto gli Orsini, erano legati anche i Maremonti a questo San Solomon, che probabilmente molti dicono che non abbia un'origine locale, che sia stato portato qui in Puglia, soprattutto nel Salento, in queste zone, sia stato portato da altre terre, da terre lontane, probabilmente durante le varie crociate, sia stato portato perché viene raffigurato spesso e volentieri come un guerriero, appunto, come qualcuno che sta combattendo. Ecco perché molto spesso lo hanno identificato con questa figura portata qui, riportata proprio in occasione delle crociate. E nell'uso che poi viene fatto dalle famiglie Orsini del Bazzo e nella fattispecie poi anche dai Maremonti, loro iconografie, delle loro diciamo della parte che poi andiamo a trovare qui all'interno della vostra chiesa matrice, è appunto proprio la figura di questo santo che ritorna anche in quella che è la parte che resta della nostra chiesa legata ai Maremonti, la cappella Maremonti, come viene indicata molto spesso, è stata chiamata anche cappella gotica proprio perché a un certo periodo della storia, però in effetti legata ai Maremonti perché, come dicevamo prima, come dicevo io proprio, era la struttura della chiesa completamente trasformata, diversa, l'impostazione della pianta era diversa, non immaginate l'altare così com'era anche sollevato, è stato fatto successivamente tutto questo impianto, creando di sotto lo spazio necessario per poter ospitare le sepolture, che sappiamo esistere al di sotto di questo altare maggiore, che ospitavano ovviamente le sepolture dei canonici. La maggior parte di quello che resta, immaginate che un ingresso da quella porta, quindi la struttura della chiesa completamente al contrario, e di conseguenza la parte che ora è occupata dall'altare dove c'è la statua sulla mia destra praticamente, entrando, è praticamente occupata ora dai resti della cappella, quindi da quegli affreschi che riproducono per la maggior parte gli stemmi legati alla famiglia Maremonti e per la maggior parte i profeti e appunto San Solomon, che comunque era legato alle famiglie stesso.
che abbiamo citato. Colori e fatture riportano questa cappella dei Maremoti in particolare, e a volte la legano anche alle fatture di quella dello stesso autore che ha fatto le affreschi all'interno della torre di Pelluo, ma nello stesso tempo sono riportati, come diceva Simona, molto molto vicini alle maestranze che hanno lavorato a Via Latina. Ed è ovvio pensare che, essendo le famiglie molto vicine e molto collaborative all'epoca per questi fatti, sicuramente chi ha lavorato lì magari ha anche dato influenze o ha collaborato nello stesso tempo a quello che era il lavoro da fare qui all'interno della chiesa, che doveva essere ristrutturata, rifondata in parte anche a maggiore bellezza proprio grazie alla famiglia Maremoti. Per esempio, nella cappella compare spesso proprio lo stemma dei Maremoti. Il mare però è uno stemma un po' geometrico, si ricava come era in uso all'epoca. Il mare con delle onde, la montagna con... sembra un po' una montagna di profiterol. Profiterol, sì, cioè vero presente, però ci sono le pandine e poi l'ultimo è uguale. Magari poi... E questo ripete all'interno dei costoloni lo stemma nobiliare, stava all'interno proprio di voler affermare la propria importanza, la propria potenza politica, economica e culturale. Perché parliamoci chiaro, la potenza politica, come Raimondello Bazzi insegna, si fa soprattutto attirando gente in chiesa e colpendola con la bellezza. E non a caso Maria Tecchia fece poi realizzare tutti i bellissimi affreschi che noi possiamo mirare a Santa Caterina, le cui maestranze fecero un po' la scuola tra Galatina e Campi, perché in un certo senso forse la costruzione delle due chiese potrebbe essere quasi contemporanea. Così come, ancora basso, nel 600 e nel 700 abbiamo anche maestranze che si muovono all'interno un po' del Regno di Napoli, e artisti napoletani vengono qui nel Salento e a Campi per decorare le nostre chiese. Se voi guardate il nostro bellissimo altare maggiore con questi marmi policromi, allora voi dovete pensare che da noi non c'erano maestri marmorali, nessuno tagliare il marmo, e non c'erano tagliare il marmo, non avevamo solo pietra, solo carta con pietra di cera. E quindi ecco perché ci viene anche del valore. Oltre che per la maestria dei nostri artisti, che possiamo ammirare anche qui guardando un po' intorno i nostri altari. Quindi i marmi venivano portati proprio da Napoli e lavorati con questi maestri. Anche nel cappellone del Sacramento, voluto dalla principessa Capece, perché era diventata rettore, mi sembra, o priore, prioressa, potremmo dire, femminile, della congregazione del Santissimo Sacramento, quindi volle che si facesse, per esempio, quel cappellone e un allargamento della chiesa, perché se voi lo guardate dall'esterno, essendo ottagonale, sfora un po' dalla parte laterale. Quindi è un allargamento veramente eccessivo, potremmo dire, no? Tant'è vero, come ho detto nella vista precedente, che la principessa voglia addirittura quasi un'entrata e un'uscita segreta perché lei potesse arrivare e quindi senza essere vista e andare a pregare all'interno del cappellone. E ci sono molti artisti che hanno realizzato il maggiore, sì, gli altari laterali, quant'altro. Quindi questo scambio continuo che comincia con i Maremoti ma che continua anche successivamente negli altri secoli. Ritornando alla cappella Maremoti, possiamo dire che la scoperta è degli anni 80, quindi molto recente assolutamente, e quello che noi vediamo purtroppo solo ciò che possiamo vedere, forse magari andando più a fondo si potrebbe trovare qualcos'altro, ma questo chi potrebbe dirlo? Possiamo fare solo delle supposizioni, però l'immaginazione sicuramente ci porta
attraverso uno spicchio di quello che ci è concesso vedere oggi, immaginare ciò che la Chiesa al tempo dei maremotti doveva essere, appunto con una posizione diversa, tutta affrescata, con questi costoloni eccezionali e con lo stemma dei maremotti riprodotto in ogni dove. Veniamo a dunque, allora, dopo questo piccolo giro nella nostra chiesa non avremmo bisogno, anzi neanche forse di una giornata intera basterebbe per elencare tutto e tutto quanto. Ci riserviamo sempre di ripetere ogni volta, di andare più a fondo, di andare sempre, di scoprire sempre qualcosa in più. E io dico veniamo a dunque perché appunto l'anno dove abbiamo stoppato la nostra piccola macchina è 1496. E perché quell'anno? Perché quell'anno è avvenuto un evento abbastanza importante per la nostra, anzi importantissimo per la nostra cittadina, perché è nato un bambino all'inizio di quell'anno, è nato, anzi era il Natale anche, quando è nato praticamente era il figlio di Sario Maremotti e Giulia Paladini, che prima abbiamo nominato, si chiamava Federico Maria, gli avevano messo questo nome, anzi gli avevano messo il giorno del battesimo che però ha avuto due padrini d'eccezione, perché e anzi una padrina in particolare, perché di padrini ne aveva tanti, come si usava all'epoca, avevano tutti i conti e i marchesi che potevano venire e partecipare, più erano, meglio era per il bambino. C'era il marchese di Bisceglie, c'era il conte di Alessano, c'erano tutti questi personaggi che hanno riempito il castello, hanno riempito la casa dei Maremotti, che come dicevamo prima era una famiglia ben in vista, e proprio per questo quando la Giulia Paladini ha partorito e ha chiesto alla madrina in questione di fare appunto di battezzare, di essere presente al battesimo del suo figliolo, non si è potuta rifiutare. Chi era la madrina in questione? Era Isabella del Balzo. Isabella del Balzo, detta così, ha un nome e un cognome. Il cognome del Balzo, sì, l'abbiamo nominato, è uno dei cognomi, anche questo abbastanza importante. Il padre era Pirro del Balzo, che era, lo ritroviamo nella zona di Andria, di Sceglie, anche in tutta la parte alta della Puglia, e come con le sue terre e i suoi possedimenti. E tra l'altro il padre era un personaggio che poi ha fatto parte della famosa congiura dei baroni contro il re di Napoli, quindi comunque era un personaggio anche lui molto in vista. Ma Isabella, perché era in vista? Isabella, che era un po' anche forse una principessa nata già triste per tanti eventi sfortunati che le erano accaduti. Isabella del Balzo aveva, innanzitutto era nata da un quarto gemellare, erano tre, è rimasta solo lei, cominciamo da questo. Poi via via sono successe varie vicissitudini, durante era stata promessa sposa a Francesco, ma Francesco è morto, quindi ha dovuto cambiare sposo. Lo sposo però che le è toccato dopo era già sposato precedentemente, era vedovo, quindi poi lei ha dovuto accettare questa seconda nozze del marito. Quindi varie ed eventuali, prima poi di ricongiungersi al marito durante per l'effettivo diciamo ricongiungimento matrimoniale, in effetti sono passati tanti anni durante i quali lei è stata in queste terre, in Puglia, nella nostra zona. Isabella del Balzo, appunto, detta così, è questo personaggio, ma quello che è importante dire è che da lì, dal 1496, a pochi mesi dopo il battesimo che è avvenuto qui a Campi, in effetti lei diventò la regina, quindi fu nominata regina del regno e di conseguenza un personaggio accanto a Federico d'Aragona, quindi un personaggio sicuramente importantissimo, festeggiato felicemente a Campi quando si sente che era diventata regina, ma quando è stata nominata madrina lei non si è rifiutata assolutamente, nonostante fosse forse già il dolore di questa
questa piccola promozione o comunque negli ambienti già lo si immaginava. E lei ha accettato, è venuta perché amava, era molto amica di Giulia Palladini e lei era vicina sempre, e di lei ci parla un personaggio che è Rogelio Facenzia, che ha scritto questo Lobazzino, un poema del XV secolo appunto, nel quale troviamo descritte sia Giulia sia Isabella, esattamente queste due figure femminili, e tutto l'evento del battesimo viene descritto da questo personaggio, da questo poeta, lo descrive, e perché era il poema era stato richiesto anche proprio da Giulia Palladini, in onore anche della Isabella del Balzo. Descrive tutto l'evento, lo descrive, immaginatevi, campi trasformati completamente con queste anche architetture che erano state create appositamente davanti al castello. Noi oggi purtroppo non le abbiamo potute ricreare tutte nella loro bellezza, però c'erano queste architetture come torri, altro, e alla fine di tutto il battesimo si celebrò con la gioco della quintana, quindi anche questo. E noi oggi, stasera, venite qui, evito di dirlo dopo, stiamo gettando solo un seme, speriamo che questo seme germogli sempre di più come inizio di una buona pratica, che è quella di pensare alle nostre città come luoghi collegati tra il nostro essere e il nostro passato sicuramente.